Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma oggi la direttrice dell'ufficio scolastico regionale farà una relazione che abbiamo deciso di inviare alla questura per i seguiti di competenza. Ma io mi rivolgo a questi ragazzi che in queste ore stanno inneggiando alla, tra virgolette, legittima azione della resistenza palestinese di Hamas. Io non trovo legittimo nulla di tutto quello che è avvenuto, ma come si può considerare legittimo sgozzare dei ragazzi, rapire dei bambini, violentare delle donne, uccidere centinaia e centinaia di giovani innocenti? Allora, ragazzi, riflettete, ho ancora in mente il volto sorridente di quelle ragazze che ballavano in quel rave dell'altro giorno, poi sono arrivati questi disgraziati terroristi che hanno ammazzato solo lì 250 giovani. Sono stato ad Auschwitz, ho visto i volti di quei bambini, in quegli occhi io ho visto mio figlio quando era piccolo. Ma com'è possibile che ancora oggi si ricorra alla giustificazione della violenza più barbara e più inaudita? Ma quando si è antifascisti, perché l'antifascismo è un valore sacro, importante, non va strumentalizzato contro questo o contro quell'altro governo, quando si è antifascisti bisogna condannare qualsiasi violenza, qualsiasi aberrazione, quando questa violenza e questa aberrazione si rivolge in queste forme nei confronti di civili inermi. E allora, per carità, discutiamo su tutto, discutiamo, critichiamo tutto, perché la democrazia è innanzitutto critica e poi anche dialogo, ma non si può accettare che venga rivendicato con orgoglio, venga esaltata con soddisfazione, anzi addirittura si auspichi che possa bruciare la città di Tel Aviv. Ecco, questo io lo trovo del tutto inaccettabile, incompatibile con i principi di una scuola costituzionale improntata al rispetto della persona. Una scuola costituzionale che vuole ripudiare qualsiasi tentazione totalitaria, fascista o violenta. Ecco, io chiedo a questi ragazzi, riflettete, quelli che sono morti e sono stati sgozzati sono vostri compagni, voi non potete gioire per quella inaudita e infame azione commessa dai terroristi di Hamas. Allora, intanto grazie Ministro, perché avevamo appunto letto ieri la sua subito pronta, durissima agenzia nei confronti di quanto accaduto, e quindi continuiamo a monitorare quello che accade nelle scuole. Certo, fa veramente impressione l'idea che degli studenti, dei ragazzi possano addirittura arrivare a dire bruci Tel Aviv e inneggiare al terrorismo. Non so se questo sia effettivamente anche un reato, poi dopo il ministro, per quanto è di sua competenza, dice io manderò gli ispettori e segnalo, dice Valditara, la gravità di questi fatti. Poi se c'è qualche reato interverrà la magistratura. Grazie ministro Valditara, grazie a voi, grazie per questo intervento in diretta. Abbiamo anche